Regione, parte civile nei processi per mafia. Giorno della memoria, un film per le scuole. A casa Ugi, il ricavato del concerto di Natale. In settimana la prima commissione si è riunita in sede legislativa per introdurre l'obbligo di costituzione di parte civile della Regione nei processi contro la criminalità organizzata. In ordinaria ha proseguito l'esame di due proposte contro la discriminazione di genere e ha espresso parere favorevole al disegno di legge per il sostegno alle donne vittime di violenza. Inoltre, con il parere delle commissioni Trasporti, Lavoro, Sanità e Istruzione, è iniziato l'esame del bilancio di previsione 2016-2018. Audizioni degli istituti di cultura in Sesta e del direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità in commissione Legalità. La Commissione Sanità, infine, ha dato il via libera alla delibera di giunta necessaria all'applicazione della legge per l'uso terapeutico della cannabis. In copertina! La Regione Piemonte si costituirà sempre parte civile nei processi contro la criminalità organizzata. Lo ha deciso la Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale, riunita in sede legislativa il 26 gennaio. L'accusa verrà sostenuta dall'Ufficio dell'Avvocatura regionale, quindi senza costi aggiuntivi, e l'eventuale risarcimento sarà utilizzato per interventi in favore della prevenzione della criminalità e in memoria delle vittime delle mafie. La legge approvata col voto favorevole della maggioranza di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle fa fare alla Regione un passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata e nella vicinanza a tutte le vittime di questi terribili reati. D'ora innanzi, nel caso di processi per associazione mafiosa o per scambio politico mafioso, la Regione sarà obbligata a costituirsi parte civile e tutte le somme recuperate a seguito di costituzione verranno impiegate per iniziative di prevenzione e contrasto alla criminalità. Con la nostra proposta di legge chiediamo alla Regione di dare un segnale forte e di costituirsi parte civile in ogni processo per mafia che si svolge sul nostro territorio. Eliminiamo in questo modo qualsiasi tipo di discrezionalità e garantiamo la vicinanza a tutti gli amministratori, ai cittadini che si trovano coinvolti in questi procedimenti penali, ovviamente come parte lesa. La presa di coscienza della Germania degli orrori dei lager nazisti e la necessità di fare i conti con la storia. Parte da qui Il labirinto del silenzio, uscito nelle sale cinematografiche il 14 gennaio scorso e candidato all'Oscar come miglior film in lingua straniera che il Consiglio regionale ha voluto proiettare in collaborazione con Agiscuola in 9 sale cinematografiche piemontesi in occasione del Giorno della Memoria. Il Presidente del Consiglio, Mauro Laus, a nome dell'Assemblea regionale, ha consegnato ufficialmente a Casa Ugi il ricavato del concerto di beneficenza organizzato a Palazzo Lascaris nell'ambito della stagione musicale della Nuova Arca con il Rotary Club Torino Dora il 18 dicembre scorso. I 3.000 euro aiuteranno l'associazione a offrire ospitalità ai genitori dei bambini malati di tumore ricoverati a Regina Margherita provenienti da fuori Piemonte. Il prezioso contributo del Consiglio regionale piemontese servirà, come assieme ad altri contributi, a sostenere le spese di Casa Ugi. Cos'è Casa Ugi? Casa Ugi è una residenza dove accogliamo fino a 22 famiglie di bambini malati e ricoverati nel reparto di oncomatologia pediatrica del Regina Margherita di Torino. Riusciamo a dare questo servizio gratuito a tutte le famiglie, anche le famiglie che hanno una permanenza media che può anche essere superiore all'anno, grazie all'aiuto di tutti i nostri sostenitori. Casa Ugi è una delle realtà più importanti a Torino. L'opera che fanno Regina Margherita è estremamente importante ed unica, direi, e quindi siamo stati molto molto felici di poter intervenire ed aiutare. Abbiamo partecipato in massa per dimostrare la nostra vicinanza, ma cosa molto più importante, siamo riusciti insieme al Consiglio regionale a donare una cifra che sarà piccola probabilmente per i bilanci, ma è grande per quello che abbiamo potuto raccogliere.